Per oltre un secolo si sono combattute furiose battaglie per la supremazia del cielo. Se non hai la supremazia del cielo, sei nei guai. Fin dagli inizi della Prima Guerra Mondiale, l'aeroplano diventa l'arma decisiva delle forze armate. È stata una guerra combattuta per la civiltà e per l'umanità. Rivoluzionò le battaglie e cambiò il modo di combattere e vincere una guerra. Credo che l'F-117 abbia cambiato totalmente il modo di concepire la guerra aerea. La guerra portò nei cieli l'innovazione. L'aeronautica ci racconta che quando non arrivavano gli F-35 si moriva, ma quando arrivavano regnavano sovrani. L'aereo creò un nuovo genere di eroe. Il destino di intere nazioni dipendeva dal coraggio di un pugno di uomini. La riconoscenza per la generosità con cui i giovani uomini mettevano in gioco le loro vite è qualcosa che dovremmo provare più spesso di quanto facciamo. In questo episodio, i velivoli da superiorità aerea e da attacco al suolo più micidiali del mondo, i caccia che dominano i cieli e gli anticarro che danno supporto alle truppe, come l'F-35 Lightning, il caccia invisibile ai radar. È senza dubbio l'aereo d'attacco più innovativo che sia mai stato progettato. Il caccia supersonico che regna sullo spazio aereo di oggi, l'F-22 Raptor. L'F-22 è stato ideato per liberare il cielo dai caccia nemici. Il caccia al servizio della Marina americana, l'F-14 Tomcat. Certo, l'aspetto era un tantino vistoso, ma rimaneva maneggevole e dinamico. L'invincibile caccia americano, l'F-15 Eagle. L'F-15 non è mai stato sconfitto. Il devastante anticarro a 10 Warthog. L'aereo da supporto tattico migliore che sia mai esistito. E l'enorme bombardiere B-1, che spazza via tutto ciò che incontra. Abbiamo colpito qualunque cosa, dagli edifici alle persone fisiche, ai veicoli in movimento. Nella corsa alla conquista dei cieli del XXI secolo, l'America raccoglie la sfida e schiera il suo campione, il caccia da superiorità aerea più micidiale che abbia mai volato, il Lockheed Martin F-22 Raptor. Il suo scopo principale è dominare il campo di battaglia. Se c'è un aereo insuperabile, probabilmente è l'F-22. In volo nessuno lo può toccare. È molto maneggevole ed è invisibile ai radar. L'F-22 è una delle meraviglie di ultima generazione, il non plus ultra dei bombardieri supersonici monoposto. Difende lo spazio aereo nordamericano, dove capita di intercettare bombardieri russi che sconfinano. Dotato di due motori turbofan Pratt & Whitney, con post bruciatori per l'incremento di spinta, il Raptor può raggiungere la velocità supersonica Mach 2, cioè il doppio della velocità del suono. Tutto l'F-22 è costruito intorno a due enormi motori e a due supercomputer che gli danno la velocità di supercrociera. Supercrociera significa che l'F-22 raggiunge la velocità massima di 2400 km orari e la mantiene anche ad armamento completo. La sua velocità gli conferisce in battaglia una posizione di vantaggio. E oltre a ciò, grazie a un'interfaccia digitale all'avanguardia, il Raptor individua una minaccia a 160 km di distanza e può colpire un bersaglio lontano 200 km. Se un aereo nemico entra nella zona di fuoco del Raptor, i due si vedono e si ritrovano in quella che i piloti chiamano la fusione, il momento critico in cui i combattenti si preparano a darsi battaglia. Gli aerei possono distruggersi anche senza combattere. I missili moderni sono micidiali. Siamo in grado di distruggere i velivoli prima che capiscano chi li ha colpiti. Ciò che rende l'F-22 un caccia straordinario sono i suoi due supercomputer. Il compito di uno dei supercomputer è quello di condensare i dati dei sensori. L'aereo è pieno di sensori che colgono tutto, tutti gli aerei che ti volano intorno, e il computer ti dà un quadro completo del campo di battaglia. L'altro supercomputer si occupa degli armamenti. Tu
La guerra aerea del XXI secolo si basa sull'hardware e sul software del velivolo. Il pilota oggi deve gestire un programma informatico. L'abilità manuale di guida ormai è sostituita dai sensori e dal software in dotazione all'aereo. L'F-22 è un quartier generale digitale e tecnicamente avanzato che vola. La superiorità aerea è sicuramente il ruolo principale dell'aviazione. Fornisce un ombrello di protezione per tutte le operazioni che devono essere portate a termine in ambito aereo, terrestre e marittimo. I piloti ricevono anche le informazioni dal controllo della missione su quanto sta accadendo. Il pilota dell'F-22 occupa la posizione più idonea per ridistribuire le informazioni cruciali con il resto delle forze in campo, in aria, sul suolo e in mare. Relativamente alla situazione in cui mi trovo, i computer mi aiutano a tenere sotto controllo decine, anzi centinaia di velivoli. Un F-22 può dunque coordinare le forze in battaglia e colpire il nemico come e dove è necessario. In altre parole, guida i mezzi militari in battaglia moltiplicando i risultati delle forze che affrontano il nemico. Può comunicare, per esempio, col sistema missilistico delle navi. Crea una vera e propria moltiplicazione delle forze. Progettato per eliminare qualunque cosa osi opporsi alla sua superiorità, la prima azione di guerra del Raptor è avvenuta quasi 10 anni dopo la sua introduzione. Venne usato come aereo d'attacco al suolo per colpire i veicoli blindati, compresi i carri armati. Il 22 settembre del 2014, i Raptor americani attaccarono con successo un territorio controllato dall'ISIS vicino alla diga di Tishrin, in Siria. La missione principale del Raptor consisteva in operazioni contro l'ISIS, responsabile di enormi devastazioni in Siria. Oltre alle bombe convenzionali, l'F-22 può portare 2 missili a guida laser del peso di 900 kg l'uno. Il Raptor è anche dotato di un cannone da 20 mm inserito nell'ala destra. Nelle missioni americane in Siria, l'F-22 ha dimostrato di essere il caccia multiruolo più temibile del XXI secolo. Micidiale come aereo d'attacco al suolo e imbattibile come caccia da superiorità aerea, il Raptor assomma in sé le caratteristiche di entrambi. È un'arma veloce con qualità stealth. L'F-22 è un caccia eccezionale, maneggevole, in cielo sbaraglia tutti, è invisibile, ha una tremenda potenza di fuoco ed è efficace in combattimento, come si è visto in Siria. Le straordinarie capacità belliche dell'F-22 stanno ridefinendo i criteri di combattimento moderni. Posso dire che gli F-22 stanno reimpostando tutte le regole su cui noi ci basavamo per la guerra aerea. La base della guerra aeronautica del XX secolo era il duello aereo, ma le sfide individuali tra velivoli, basate sulla bravura dei piloti dei caccia e le varie leggende sui Top Gun, presto apparterranno al passato. Negli aerei di quarta generazione il volo era soprattutto visivo, ricco di evoluzioni e acrobazie, cose da Top Gun. Ma il Top Gun è qualcosa di più di un semplice mito. Nasce come concetto strategico elaborato quasi 50 anni fa, nel 1969, dalla Marina americana. Si formò in seguito alle massicce perdite subite nella guerra del Vietnam, durante la quale venne distrutto quasi 1 migliaio di aerei. Secondo gli analisti militari, responsabili erano l'inadeguatezza dei velivoli e la scarsa preparazione dei piloti. Dunque, il 3 marzo 1969 nacque il programma per la formazione dei piloti da caccia degli Stati Uniti, a Miramar, nel sud della California. Soprannominati Top Gun, i piloti migliori venivano selezionati per essere addestrati al combattimento aereo presso la prestigiosa scuola. Prima di arrivare al dominio delle battaglie condotte in cielo, gli Stati Uniti dovevano insegnare ai propri piloti manovre tattiche avanzate. La Top Gun all'inizio era soprattutto una scuola che doveva creare addestratori ufficiali per la flotta, i quali sarebbero tornati agli squadroni per portare gli altri piloti ai livelli standard.
Disponendo di piloti addestrati sempre meglio, negli anni 70 gli Stati Uniti incrementarono le loro capacità aeree. Incalzati dalle necessità della Marina, iniziarono il progetto di un caccia per portaerei che avrebbe dominato il cielo sopra le navi da guerra. Il risultato fu l'emblema stesso dell'ambizioso programma Top Gun, il Northrop Grumman F-14 Tomcat. Il suo primo volo avvenne il 21 dicembre del 1970. Lo scopo del Tomcat era quello di un caccia da superiorità aerea. Doveva proteggere le navi dalle minacce dei bombardieri russi e dai missili che l'Unione Sovietica aveva durante la Guerra Fredda. Miramar, California, Stati Uniti, 1970. Per contrastare la grave minaccia dei MiG sovietici, la Marina americana iniziò il programma di addestramento Top Gun per i suoi piloti da caccia. Contemporaneamente, il paese investì notevoli risorse per lo sviluppo di aerei superveloci, superarmati e molto maneggevoli che potessero dominare i cieli. Uno di questi fu l'emblema stesso dell'ambizioso programma Top Gun, il Northrop Grumman F-14 Tomcat. Noi del Tomcat venivamo tutti dalla Top Gun ed eravamo pronti ad affrontare qualunque cosa ci capitasse. Avevamo un aereo di cui potevamo fidarci. Non avevamo mai paura di soccombere. Il capitano McMullen servì nella Marina americana dal 1977 al 2006, lo stesso anno in cui l'F-14 venne ritirato. Ha passato quasi tutte le sue ore di volo sul secondo seggiolino del Tomcat. Ero l'ufficiale delle intercettazioni radar. Stavo nel sedile posteriore, ma volare era comunque un'emozione. Il cupolino era gigantesco, la visibilità era incredibile. Commissionato in seguito ai tragici fallimenti della guerra del Vietnam, l'F-14 Tomcat fu progettato per assicurare all'America la supremazia aerea attraverso l'allontanamento dei MiG sovietici dai cieli. Per riuscirci, l'F-14 venne dotato di armi all'avanguardia. Aveva un ventaglio di missili aria-aria Sparrow e Sidewinder. Missili radar guidati, come i Phoenix. Si potevano sparare 6 missili alla volta. Ma fu la sua eccezionale manovrabilità che fece dell'F-14 un caccia da leggenda. L'F-14 era fantastico. Certo, l'aspetto era un tantino vistoso, ma rimaneva maneggevole e dinamico. La chiave della straordinaria agilità del Tomcat stava nelle ali, che potevano muoversi in avanti e indietro. A bassa velocità le ali avanzavano, assicurando la massima manovrabilità, utile per l'avvicinamento alla portaerei. Invece arretravano per la velocità supersonica. La prima occasione di combattere, l'F-14 Tomcat la trovò al largo delle coste libiche del Mar Mediterraneo. Data la crescente diffidenza verso le intenzioni del leader libico, il colonnello Gheddafi, gli Stati Uniti iniziarono a pattugliare il Golfo della Sirte. Poi, il 19 agosto 1981, mentre sorvolavano il Mediterraneo, due F-14 americani furono attaccati da due Sukhoi Su-22 libici. Volando dritto verso uno degli F-14, un Su-22 sparò un missile AA-2 Atoll da una distanza di 300 metri. Il Tomcat fece una manovra evasiva e il missile libico lo mancò. Poi il pilota americano lanciò un missile Sidewinder e l'aereo nemico fu abbattuto. Quella fu la prima volta che abbattemmo un avversario con il Tomcat. Sulle orme dell'F-14 comparve un altro formidabile aereo d'attacco. Per non restare indietro alla Marina, l'aeronautica sviluppò un autonomo programma per caccia tattici avanzati. Era il 1970. L'ambizione era quella di ottenere un aereo da combattimento che non avesse rivali in battaglia. Il risultato fu il McDonnell Douglas F-15 Eagle. L'F-15 conquista e mantiene la superiorità aerea in ogni battaglia. Usiamo i nostri missili secondo necessità, l'AIM-120 e l'AIM-9, e se la missione lo richiede, anche il cannone. Un
Uscito nel 1972 e ancora in servizio nell'aeronautica americana, l'F-15 Eagle si distingue per un particolare primato. L'F-15 non è mai stato sconfitto. Ha sostenuto più di 100 combattimenti. L'aereo che il maggiore preferisce pilotare è proprio l'Eagle. La sensazione che ti dà è incredibile. Ricordo la prima volta che ho decollato. Ho sentito i motori 220 con post bruciatore che mi spingevano nell'aria. Tu cabri, ruoti, viri, e lui segue ogni tuo movimento. Ti asseconda. Alla fine diventa un'estensione di te. È molto sensibile. Ti bastano 3 dita per pilotarlo. È un jet che ti parla. Senti il fremito delicato delle ali quando raggiungi il massimo delle prestazioni. Ti parla, ti dice se stai andando bene così o se devi essere un pochino più energico con lui. Le prestazioni straordinarie dell'F-15 si devono alle grandi ali ultraleggere, una superficie alare di 56 metri quadrati. Una coppia di motori Pratt & Whitney turbofan con post bruciatore gli imprime una spinta maggiore del suo peso. Il risultato è un caccia che può accelerare verticalmente e con una manovrabilità eccezionale. Raggiunge una velocità massima di 2700 km orari, oltre 2 volte la velocità del suono. È incredibile. Una delle cose più belle dell'F-15 Eagle è che grazie alle sue grandi ali puoi andare velocemente in alta quota con facilità. Dunque vai facilmente a 15.000 metri o anche più in alto se il contesto del combattimento te lo richiede. Io ho volato a velocità Mach 1.8. È una delle emozioni che provi sull'Eagle. Una delle missioni più brillanti dell'F-15 si registrò nella guerra che la NATO condusse nel cuore dell'Europa, in Jugoslavia, nella regione secessionista del Kosovo. Il 24 marzo 1999, le forze NATO, guidate dall'aeronautica americana, lanciarono una campagna di bombardamenti aerei sui Balcani per assicurare al Kosovo la sua indipendenza. Facendoli decollare dalle basi in Italia o dalle porte aeree alleate nell'Adriatico, le forze NATO impiegarono quasi 1000 velivoli, organizzando oltre 38.000 sortite. Il 26 marzo 1999, questo F-15, ora nella base RAF di Lakenheath in Inghilterra, ebbe uno straordinario scontro con 2 MiG serbi. 2 F-15 stavano compiendo una missione di ricognizione, quando gli strumenti segnalarono 2 contatti sopra il Kosovo. Avevano intercettato 2 velivoli. Avendo intercettato 2 MiG-29 serbi, gli F-15 americani li ingaggiarono. C'è un essere umano vivo che respira nell'altro abitacolo. È diverso quando dietro al puntino sullo schermo c'è la realtà. Nel duello aereo che ne seguì, uno degli F-15 manovrò con destrezza e riuscì ad abbattere entrambi i MiG-29. Mai sconfitto in battaglia, l'F-15 Eagle continua a compiere le missioni per cui è stato progettato quasi 50 anni fa. E domina i cieli. Ma gli aerei continuano a essere vulnerabili agli attacchi da terra. C'era bisogno di un aereo robusto da impiegare contro le forze terrestri. Il compito ideale per l'aereo d'attacco al suolo Fairchild Republic A-10 Thunderbolt. L'A-10 è l'aereo da combattimento più pesantemente armato di tutti i tempi. Per averne un'idea bisogna pensare che carica più di 7 tonnellate d'armi. È un velivolo davvero unico. È progettato per volare basso e lento, per attaccare i veicoli blindati e proteggere le truppe di terra. La 10, secondo me, è la migliore piattaforma per supporto aereo ravvicinato che abbia mai volato. Arrampicarmi nell'abitacolo della 10 per me è come salire a casa. Sai dove sono le tue cose e ti senti tutt'uno con l'aeroplano. Hai tutta la sicurezza del mondo che l'intesa tra te e l'aereo ti farà ottenere qualsiasi cosa. Costruito nel pieno della guerra fredda che contrapponeva gli Stati Uniti all'Unione Sovietica, la 10 doveva svolgere un compito specifico. La 10 era progettato appositamente per attaccare i carri sovietici in Europa, per questo aveva un cannone Gatling sotto il muso. Il cannone Gatling è fondamentale per l'efficacia della 10 e spiega il suo insolito soprannome. Lo chiamano Warthog, cioè facocero.
Si dice per l'aspetto goffo, ma io penso che sia per il cannone che spunta dal muso, che ricorda una zanna. La 10 è davvero insolito. In pratica è un aereo disegnato intorno al cannone. Spara dei proiettili lunghi come un avambraccio. Può spararne fino a 4200 al minuto, con detonazione a 2 secondi. Se miro a un obiettivo blindato, diciamo da 1,5 km, e sparo 200 giri di proiettili da 30, vi garantisco che almeno uno dei proiettili c'entra il bersaglio. La sua arma principale è il missile Maverick, un'arma anticarro. Poi ha missili Sidewinder per proteggere se stesso in caso di ingaggio con un aereo nemico. Ha bombe a caduta libera da 240 kg e bombe a guida laser. Con i suoi aerei da caccia come l'F-15 Eagle, che dominavano i cieli, con gli aerei d'attacco come la 10, che spianavano la strada alle truppe di terra, alla fine del XX secolo, le forze armate americane avevano la più grande potenza aerea del mondo. Così, quando nel 1990 scoppiarono le ostilità nel Golfo Persico, l'aeronautica statunitense poté mostrare a tutti che tra aerei da caccia e quelli d'attacco aveva i velivoli più micidiali della Terra. Per annullare l'annessione del Kuwait da parte del dittatore iracheno Saddam Hussein, il presidente americano George H.W. Bush formò una coalizione che includeva Inghilterra e Francia e avviò l'operazione Desert Storm. Nella prima campagna della guerra del Golfo, le forze aeree alleate lanciarono oltre 100.000 sortite e sganciarono bombe e missili per un totale di 88.500 tonnellate. Tra i primi, in ogni attacco, c'erano i formidabili caccia e gli anticarro dell'arsenale americano, tra cui gli F-15 Eagle e gli aerei d'attacco al suolo A-10 Warthog. La 10 normalmente viene schierato in formazioni di 2 o 4 velivoli. Avevamo capito che volando a 3-4.000 metri di quota, al di sopra di armamenti minori e artiglieria leggera, con i missili di precisione potevamo agire su un raggio di 4 km e ogni volta riuscivamo a raggiungere record di obiettivi distrutti. Il ruolo della 10 era quello d'attacco ai blindati, in cui era estremamente efficace. Distrusse oltre 900 carri armati, circa 1200 veicoli blindati e 1200 pezzi d'artiglieria. La 10 fornì un supporto fondamentale alle forze di terra della coalizione, formate da soldati inglesi e americani, consentì loro di ricacciare le forze irachene fuori dal Kuwait in soli 42 giorni. La 10 è un aereo che può scatenare una tempesta di fuoco sui nemici. Le truppe lo adoravano. Se si trovavano nei guai, chiamavano la 10 e tutto era risolto. Grazie ai criteri con cui è stato costruito, la 10 Warthog ha dimostrato di essere praticamente indistruttibile. È concepito come un carro armato volante. Il progetto lo ha reso capace di resistere ai missili terra-aria. Sopporta proiettili da 23 mm dei cannoni antiaerei. Non ha spazi aperti né sulle ali né sulla fusoliera. È riempito di schiuma balistica che assorbe tutte le schegge derivanti da un'esplosione. È dotato di ridondanza, cioè dei sistemi doppi di sicurezza, 2 stabilizzatori, 2 timoni. Ne puoi perdere uno e l'aereo continua a volare. Ha 2 motori separati tra loro, così se uno viene colpito da un missile, l'altro ti riporta a casa. Sebbene sia stato introdotto più di 40 anni fa, nel 1973, la 10 fornisce ancora un provvidenziale supporto aereo ravvicinato alle truppe terrestri. L'abitacolo è completamente blindato in titanio, che è in grado di fermare molti proiettili d'artiglieria, compresi quelli da 37 mm. Sopporta bene il fuoco nemico. Nonostante l'avvento degli aerei di quinta generazione, come l'F-22, il robusto e micidiale A-10 Warthog è parte integrante della globale strategia bellica degli Stati Uniti ancora oggi. La 10 è entrato in azione nei Balcani, in Libia, in Afghanistan, nella seconda guerra del Golfo, in pratica in tutti i maggiori conflitti che hanno coinvolto gli Stati Uniti.
Un altro formidabile aereo da combattimento americano da prima linea, incaricato principalmente di fornire superiorità aerea, è il Rockwell B-1 Lancer. Questo aereo ha la possibilità di trasportare 37 tonnellate di armamenti e può arrivare anche a 109 tonnellate o altre combinazioni di peso. Dipende da come carichiamo le nostre trestive interne. Come gli altri velivoli da superiorità aerea, il bombardiere B-1 fu concepito negli anni 60, fece i primi voli negli anni 70 ed è stato aggiornato fino a ricoprire un ruolo cardine nell'ambito della moderna strategia bellica americana. Un bombardiere capace di dominare i cieli e di fornire un contributo decisivo negli attacchi al suolo o come arma anticarro. Abbiamo fatto un gran numero di missioni, soprattutto in Medio Oriente. Abbiamo fornito supporto aereo ravvicinato in Iraq, in Siria, in Afghanistan, dando copertura alle truppe terrestri. In origine aveva il compito di volare sull'Unione Sovietica negli anni 80 come strumento di deterrenza nucleare. Il battesimo del fuoco del B-1 avvenne in Iraq il 16 dicembre 1998 durante l'operazione Desert Fox. Fu alla testa della missione che doveva punire Saddam Hussein, sospettato di nascondere delle armi di distruzione di massa. Durante i 4 giorni di bombardamento ad opera di aerei inglesi e americani, il B-1 distrusse dozzine di obiettivi in tutto l'Iraq. L'aereo aveva un ruolo di deterrenza durante le operazioni in Medio Oriente. Abbiamo colpito qualunque cosa, dagli edifici alle persone fisiche, ai veicoli in movimento, agli impianti. Nei primi 6 mesi dell'operazione Enduring Freedom del 2001, il B-1 americano scaricò il 40% di tutte le bombe sganciate su obiettivi di Al-Qaeda e dei talebani. E in risposta alla Corea del Nord, che nel 2017 lanciò un missile balistico intercontinentale sul Pacifico, gli Stati Uniti fecero volare 2 B-1 al confine della nazione, come dimostrazione di forza. Eravamo lì per dissuadere il nemico, giusto per fargli sapere che c'eravamo. Una delle straordinarie caratteristiche del bombardiere B-1 è la sua permanenza in volo. Ha una capacità di 100.000 litri di carburante e può volare per quasi 12.000 chilometri. Con rifornimento in volo, può restare in aria indefinitamente. In aggiunta al suo illimitato raggio d'azione, il B-1 sviluppa velocità supersoniche, consentendo all'esercito americano di intervenire rapidamente in qualunque conflitto in ogni parte del mondo. Dotato di 4 motori General Electric turbofan, il B-1 può salire fino a 18.000 metri e volare a una velocità supersonica massima vicina ai 1.500 km orari. Ma il velivolo è perfettamente equipaggiato anche per volare basso. È capace di volare basso ad altissima velocità, come può farlo alle quote più alte, e questo lo rende unico. Per essere un bombardiere così grande, il B-1 è eccezionalmente agile in volo e questo lo deve alle sue ali a geometria variabile. Il nostro è un velivolo con ali a geometria variabile. Se spingo le ali in avanti potrò salire, per esempio, per un bombardamento ad alta quota e poi, quando devo andare più veloce e più basso, le tirerò indietro e sarò pronto per la velocità supersonica. Le superpotenze mondiali sono in continua gara tra loro. Si contendono la supremazia del cielo. La guerra aerea del XXI secolo si sta evolvendo rapidamente. I missili terra-aria sono sempre più potenti. Oggi possono colpire un aereo a centinaia di chilometri di distanza. Le nazioni rivali dei paesi NATO, in particolare la Russia e la Cina, hanno investito 20 anni di ricerca per sviluppare missili terra-aria estremamente efficaci. Gli Stati Uniti non sono rimasti a guardare. Nel 2017 l'America ha introdotto il suo più recente e avanzato caccia da superiorità aerea e attacco al suolo.
il Lockheed Martin F-35 Lightning. In termini di operatività nell'ambito di spazi fortemente difesi, l'F-35 è certamente il caccia multiruolo più avanzato del mondo. È davvero un caccia multiruolo. Nei combattimenti aerei può sconfiggere qualunque cosa voli. Gli aerei da combattimento della quinta generazione sono stati progettati per contrastare la nuova minaccia alla superiorità aerea americana rappresentata dai missili russi e cinesi. Ma non sono solo i missili che l'America teme. I suoi avversari nel mondo oggi sono pronti a schierare i loro caccia e i loro aerei d'attacco al suolo di quinta generazione. I nuovi aerei di quinta generazione annoverano i nascenti progetti russi e cinesi, ma al momento non hanno le stesse capacità di condensare le informazioni che ha l'F-35. Questo aereo ti parla, ed è una cosa ottima per un pilota. Succede che quando mi allaccio al velivolo, quando mi calo il casco e lo collego all'aeroplano, sembra quasi Avatar. Più che con ogni altro aereo che ho pilotato, io mi sento una cosa sola con lui. Una delle caratteristiche più notevoli dell'F-35 è il cosiddetto casco magico. L'F-35 ha telecamere montate praticamente su tutta la cellula e consentono al pilota di avere una veduta virtuale attraverso l'aereo. Se, per esempio, il pilota guarda in basso, può vedere attraverso il pavimento del velivolo. Grazie al suo casco magico, il pilota dell'F-35 ha una vista a 360 gradi del campo di battaglia. L'F-35 è un incanto. E la cosa più sorprendente è la quantità di informazioni che hai mentre voli. Ti dà una consapevolezza totale e completa della situazione. Per noi piloti da caccia è il nirvana. L'F-35 Lightning è il caccia d'attacco più recente che può assicurare il dominio dello spazio aereo di battaglia. È intelligente, è invisibile ed è supersonico. Le sue potenti abilità di comando e di controllo possono coordinare flotte di altri caccia, così come i velivoli sempre più numerosi che volano senza pilota. Ma in combattimento non è stato ancora provato. Quando salirà in cielo per combattere, questo costosissimo caccia diventerà un vincitore? Ciò che rende straordinario questo aereo è la sua capacità di infilarsi nelle zone più controverse, dove nessun altro aereo osa andare. Poi raccoglie informazioni sulle forze di terra, le traccia, designa obiettivi sensibili, fa cose impossibili. L'F-35 Lightning ha un potente cannone a 5 canne da 25 mm per le missioni di attacco al suolo. Come il caccia di quinta generazione suo compagno, l'F-22, l'F-35 è progettato per controllare un intero campo di battaglia e può attaccare obiettivi in aria o al suolo. Inoltre si protegge dai radar nemici grazie a una virtuale invisibilità. L'F-35 è sagomato per limitare il ritorno radar, cioè le onde che rimbalzano e tornano al radar nemico. Le superfici dell'aereo, soprattutto quelle che prevedevano un profilo angolato, sono state arrotondate, in modo che la rifrazione venga dissolta. Invisibile, supersonico, intelligente. Caratteristiche che rendono il caccia d'attacco F-35 l'aereo da combattimento più temuto del mondo. Ha un'incredibile quantità di sensori che permettono al pilota di conoscere perfettamente le minacce che lo circondano. Coniugando le caratteristiche di invisibilità con la consapevolezza totale delle minacce in tempo reale, si può sperare che il pilota possa agire senza essere individuato mentre si avvicina agli obiettivi da attaccare. Capace di individuare un nemico a 150 km di distanza mentre rimane invisibile ai radar, l'F-35 potrebbe cambiare la natura dei combattimenti aerei. Non si tratta più di mettersi sulla coda del nemico, si tratta di individuarlo, di scoprire dov'è, cercando nel contempo di schermarsi dai suoi sensori, di rendersi invisibile senza perderlo d'occhio per raggiungerlo e colpirlo. Ma secondo i dati ufficiali,
l'F-35 non ha ancora sostenuto il battesimo del fuoco. Tuttavia, le forze armate americane hanno esaminato minutamente il velivolo durante l'esercitazione annuale di combattimento simulato, conosciuta come Red Flag. È il combattimento simulato più realistico e più impegnativo che si possa creare. Ogni anno gli Stati Uniti fanno un'esercitazione di un paio di settimane che prevede simulazioni nel deserto del Nevada, vicino a Las Vegas, creando realistiche minacce di tipo russo e cinese, sia da terra che in aria. L'aeronautica iniziò le simulazioni di combattimento Red Flag nel 1975 in risposta al programma di addestramento Top Gun della Marina. I paesi partner della NATO partecipano all'esercitazione. Partecipano le unità di tutte le forze armate americane, ma anche partner come l'Inghilterra, la Germania, l'Italia, a volte altre nazioni. L'India, per esempio, una volta ha partecipato. È un enorme raduno internazionale. Si confrontano i migliori aerei da combattimento del mondo. I risultati sono notevoli. L'F-35 è andato molto bene, con un tasso di vittorie di 15-1. Una prestazione sbalorditiva. Nel 2017 gli Stati Uniti hanno inviato l'F-35 in Medio Oriente come supporto ad alcune operazioni in corso. L'F-35 al momento sta partecipando a varie operazioni al fianco delle forze americane, soprattutto aeronautica e corpo dei Marines, ma collabora anche con partner stranieri. I fatti in realtà sono ancora avvolti dal mistero, ma voci dicono che l'F-35 è stato visto combattere con uno degli alleati americani. Alcuni rapporti dicono che Israele ha usato l'F-35 in un paio di attacchi in Siria. Io credo che sia stato impiegato solamente in operazioni di intelligence e di sorveglianza. Anche la Royal Navy inglese ha comperato gli F-35 adattati per la sua flotta. L'aereo alle mie spalle è un modello A. Le varianti sono tre, la A, la B e la C. Per il Regno Unito stiamo preparando la variante modello B, che immagino prenderà il posto dello Harrier. È un aereo a decollo corto e ad atterraggio verticale, ma con molte più possibilità rispetto al passato. All'esterno i modelli A e B si somigliano molto, finché non premi un bottone, e allora il modello B apre i portelli, ruota un motore e comincia a volare a punto fisso. L'ugello posteriore del velivolo può piegarsi all'ingiù, con un angolo di 90 gradi, e spara una colonna di gas di scarico rovente, che con quella anteriore solleva tutto l'aereo. Usa due colonne d'aria potentissime. Una delle cose incredibili è questo gigantesco sportello che si apre, sotto il quale c'è una enorme turbina proprio al centro dell'aereo. Senza tener conto del fatto che dal volo fisso puoi passare a quello supersonico. Non puoi farlo con un Harrier. Con un mezzo come l'Harrier, il passaggio dal volo verticale a quello ad alta velocità è un processo molto complicato. Invece, con l'F-35 modello B, è facilissimo. Il cuore della potenza e della versatilità dell'F-35 è il suo enorme motore Pratt & Whitney con post bruciatore. Genera una spinta di oltre 18 tonnellate. È il più grande motore singolo per caccia mai prodotto al mondo. Emette un suono diverso dagli altri motori. Ha una sua personalità. È come un ruggito ingolato. Quando l'F-35 lo accende, ti rendi subito conto di quanto vale. Mentre il primo Top Gun, l'F-14, serviva esclusivamente la Marina americana, l'F-35 volerà anche con gli alleati, a partire dall'Inghilterra, decollando dal ponte delle portaerei. Un aereo intelligente, è così che dovremmo definirlo. Sono quasi 9 milioni i codici che vengono processati dal software di bordo. È questo che lo rende eccezionale. È in grado di analizzare lo spazio di battaglia circostante e di processare tutte le informazioni. È di questo che ha bisogno un pilota del XXI secolo.
L'F-35 è in grado di assorbire un'enorme quantità di informazioni e di processarle. È riuscito ad incrementare l'efficacia di quella che chiamiamo l'eredità dei caccia di quarta generazione. Elabora le informazioni anche per loro, individuando minacce e bersagli da attaccare. L'intelligente e invisibile F-35 garantisce di contrastare anche le minacce del futuro che nasceranno dallo sviluppo della tecnologia bellica e digitale degli avversari. Il prossimo passo dell'F-35 sarà molto interessante. Quando comincerà a partecipare alle operazioni, quando sarà impegnato oltremare, allora assisteremo a un modo del tutto nuovo di combattere una guerra aerea. Ma l'F-35 ha uno spazio molto ristretto per gli armamenti, quindi la domanda è: come saranno condotti gli attacchi del futuro? Al suo interno può ospitare solamente 2 bombe e 2 missili. Dunque si incaricheranno altri velivoli di portare le armi. Alcuni già parlano di utilizzare aerei senza pilota per assolvere questo compito. Saranno quindi aerei di questo tipo che spareranno agli obiettivi selezionati dall'F-35. In teoria si può controllare uno stormo intero di questi mezzi aerei che volano senza pilota e lanceranno un arsenale di missili. Santo cielo. L'F-35 e il suo compagno di quinta generazione, l'F-22 Raptor, saranno i protagonisti delle missioni belliche di domani. Nell'immediato futuro saranno accompagnati ancora dai caccia e dagli aerei d'attacco della quarta generazione, compresi i B-1 Lancer, gli A-10 Warthog e gli F-15 Eagle. L'F-22 e l'F-35 sono i bambini piccoli appena arrivati. Hanno una fantastica elettronica, sono come una Lamborghini. Ma l'F-15 è come la vecchia macchina di papà che ti faceva battere il cuore. Ed è ancora valido in missione. Per questo amo volare sull'Eagle. È il jet ideale per me. Per oltre 50 anni, gli aerei più potenti e più avanzati hanno stabilito le regole della battaglia aerea. La quinta generazione degli aerei intelligenti, invisibili e supersonici, come l'F-35 Lightning e l'F-22 Raptor, dominano ancora i cieli. Ma la corsa internazionale allo sviluppo di aerei ancora migliori non si arresta mai. Non importa chi avrà la superiorità aerea nei conflitti di domani. I caccia e gli aerei d'attacco al suolo saranno sempre gli aerei da combattimento.